Vi come viaggi, benvenuti a bordo. Qualche puntata fa vi abbiamo raccontato con Matteo quanto ci si può divertire a bordo di MSC Grandiosa. Oggi sono ritornata sull'ultima ammiraglia appena varata della flotta MSC Crociere e incontro Leonardo Massa, country manager, al quale devo fare una domanda da $1 milioni, perché abbiamo capito che i teenager hanno davvero di che divertirsi, ma per chi come me teenager non è più da un bel po' di tempo, cosa c'è di glam, di chic, di coccoloso, magari anche un po' di lussuoso da fare qui a bordo di MSC Grandiosa? Innanzitutto buongiorno, e devo dire che le cose da fare sono tante, ma parlando di lusso e lusso accessibile, sicuramente il mio primo suggerimento è una vacanza nel nostro yacht club. Un'area straordinaria, la definisco la nave nella nave, in cui gli ospiti hanno la possibilità di godersi tutti i plus che una nave grande e bella come questa da offrire, senza però perdere l'esclusività di un'area dedicata, un butler di cabina e un servizio totalmente personalizzato. Ma non solamente lo Yacht Club, penso anche ai 2400 metri quadrati di spa in cui farsi coccolare. Immagino i locali in cui ascoltare musica jazz con un sottofondo o uno sfondo meraviglioso, quello del Mediterraneo, o anche le gallerie con alcuni dei negozi e dei brand oggi più conosciuti e appealing sul mercato del lusso. Quindi il modo migliore per raccontarvelo: venite a bordo e provate. Certamente, un'altra delle cose assolutamente straordinarie di questa nave è la promenade. Questa è una grande idea della classe Meraviglia. Vero, è il vero elemento distintivo di tutta questa classe, che su Grandiosa diventa ancora più lunga, ben 93 metri, questa promenade pazzesca, perché non è un centro commerciale ma una vera e propria promenade del lusso, con questo soffitto a LED che trasforma gli ambienti e cambia le emozioni delle persone, perché trasmette, a secondo dei momenti della giornata o dei contesti, serenità, divertimento, libertà, veramente straordinaria, e oggi un elemento distintivo nel mercato croceristico internazionale. Davvero passeggiare sotto questa volta è una cosa straordinaria. Io adesso, sa che cosa voglio fare, dottor Massa? Voglio far conoscere agli amici che ci guardano da casa un altro personaggio importante, forse addirittura più importante di lei. Vediamo. Eccomi pronta per presentarvi la persona più importante di MSC Grandiosa. Ci riceve in esclusiva nel suo ufficio, accanto alla sua cabina, 14esimo ponte, quello dell'MSC Yacht Club. E volete sapere chi è? Posso soltanto dirvi che è un figlio d'arte, perché suo padre è uno storico comandante di MSC Crociere. Di padre in figlio, venite con me per conoscere questo personaggio così importante. Eccolo, è lui il personaggio più importante, la persona, la figura più importante, almeno a bordo di MSC Grandiosa, è il comandante, il giovanissimo comandante Marco Massa, omonimo del Leonardo che abbiamo intervistato poco fa. Lo so che non si dovrebbe, ma dobbiamo per forza dirlo ai nostri ascoltatori, perché lei è davvero giovane, giovane. Quanti anni ha? 40, e festeggia il sesto giorno di Grandioso, il 9 novembre. Wow, un regalo meraviglioso. Lei, così giovane d'età, già guida, pilota, comanda. Che cosa fa un comandante su una nave così grande? Ma prima ci tengo a dire che siamo 1704 membri dell'equipaggio importante. Ognuno di noi ha un ruolo specifico e tutti insieme riusciamo a gestire questa nave. È chiaro che il comandante è un po' il capo della spedizione, quindi unisce un po' i vari dipartimenti. E insieme al mio team, che è il team degli ufficiali di coperta, e ovviamente insieme al direttore di macchina, gestiamo in tutta sicurezza questo gioiello del mare.
condurre per i mari una nave così grande è più o meno difficile rispetto a una nave più piccola? La nave ha dimensioni importanti, parliamo di una nave che ha una stazza di 181.000 tonnellate, una nave che è lunga 331 metri, alta 67 metri, però la tecnologia è un aiuto importante. Ovviamente il fattore umano rimane comunque unico. Sì. Lei, così giovane eppure pensate, è stato il comandante della prima meravigliosa crociera MSC Crociere intorno al mondo. È stata un'esperienza straordinaria, comandante? Un sogno lungo 119 giorni. Siamo partiti il 5 gennaio da Genova con 2200 ospiti per tutti e quattro i mesi, e alla fine si è diventata una famiglia. Il momento più bello, ovviamente, oltre le varie navigazioni, è stato appunto il momento del saluto, perché c'è stata tanta emozione e anche commozione. E beh, immagino. E allora lei adesso con questa grandiosa dove condurrà i croceristi? Che giri farete? Partiamo domani da Genova, poi Civitavecchia, la stupenda Palermo, Malta, Barcellona, Marsiglia. C'è da dire però che questo è l'itinerario invernale, ma dalla primavera tornerete dalle parti nostre? E anche dalle parti mie, ovviamente. Il Golfo è vero, di perché Napoli, lei è di Sorrento. Il Golfo di Napoli, devo dirle che sono stato con Silvio a Napoli e la mattina quando si arriva a Napoli è sempre una grande emozione. È una grande emozione. Allora siamo in chiusura, faccia mente locale. Diamo, che so, almeno un motivo agli ascoltatori per decidere di fare una crociera su MSC Grandiosa. Viaggiare su una nave unica al mondo, con l'equipaggio più simpatico del mondo, con un tocco campano che non guasta mai. E che non guasta mai. E guardate che di motivi ce ne ha già dati parecchi e ce ne sono molti altri ancora. Vi invitiamo a venirli a scoprire qui a bordo di MSC Grandiosa. Grazie al comandante Marco Massa. Grazie a voi per essere stati con noi e arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci da Aeroporto Internazionale di Napoli.